Matti, sì, Nina, perché hai il colore di un culetto di un bambino? Ancora, uffa, con questa mod si possono scegliere più colori, quindi io ho scelto quello del culetto di un bambino. Va bene. È un po' ridicolo. Ehi, come ti permetti? Anche voi avete i colori strani oggi. Comunque, vabbè, non è questo l'importante. L'importante è che oggi l'impostore ha una nuova abilità. Cioè che quando uccide qualcuno potrà prendere in braccio la persona che ha appena fatto fuori e potrà portarsela in giro. Ma un momento, ma così si farà sgamare. Oh mamma. Sì, effettivamente sì. Diciamo che è un'arma a doppio taglio questa abilità. Perché esatto, se la utilizzi bene invece, sì, potrai prendere in braccio appunto la persona che hai fatto fuori e nasconderla in un'altra stanza e fregare tutti gli altri, capito? È vero, ma sei un genio, Matti. Ma puoi prenderla anche a calci? Posso prenderla a calci? Anche a calci, aga. Non posso prenderla a calci. Cioè, non posso. Io non sono l'impostore, ovviamente. Dico, l'impostore non può prenderla a calci. Ragazzi, io bannerei qualcuno, lo dico. Per quale motivo? Subito! La velocità con cui ho trovato quella. Ma è Joe? Okay. Ah no, è Ferro. Ferro, ma hai preso il colore di Joe? Povero Ferro. No, è un arancio più strano questo. Ah, ok. Ma io sono giallo oggi. Sì, tu sei giallo, Joe. Matti. Ninna, dimmi tutto. Lo sai tu che colore hai? Hai il colore del culetto di un bambino. Ma basta! Ma la fate finita, per favore. Ragazzi, dite qualcosa. Ecco, appunto. Qualcuno che mi difende. Jess, tu mi difenderai, vero? No. Niente. Tutti ti accusano. Vabbè, comunque qualcuno ha visto qualcosa? Io no, io skip. Io sì. Skip. Io volevo fare una domanda a Ferro, se posso. Vai. Sì. L'impostore si è divertito a prenderti a calci? Non ti ha preso in braccio? No. Wow! E Jess ha votato Aka! E riparte! Sì. Riparte il dissing! Il dissing draga! Jess continua a distanza di episodi. Ma che ci frega a noi? Divertiamoci! Allora, io consiglio all'impostore, ovviamente, di sfruttare questa abilità, perché potrebbe essere la sua unica partita da impostore, no? È vero. Quindi sfruttiamola bene e cerchiamo di giocare, prendere i corpi e farli andare in giro. Sì. Non dare i cazzotti ai microfoni. Perché ho appena sentito qualcuno che ha palesemente dato un cazzotto a un microfono. Cioè, nel senso, se stiamo registrando un video, i cazzotti al microfono non li date, no? Esatto. Ma quindi possiamo giocare tipo a calcetto coi cadaveri? Ma cosa dici? Ma una cosa bruttissima. Sì, esatto, ma non esageriamo. Diciamo che te li puoi portare in giro. Ora, giocare a calcetto devi essere un gran calciatore. Devi essere Ronaldo. Voglio dire, portare in giro un corpo o giocarci a calcio è la stessa cosa. Sì. Una cosa bruttissima. No. Vabbè, ragazzi, oggi ha delle strane manie. Basta, parliamo di altro. Che ne pensate del mio... No, aspetta, se no Nina adesso dice quella cosa. Quindi, che ne pensate del... Ecco perché Nina non parlava. Nina? Porca miseria. Doppia? Double! Pure Jess. L'impostore ha fatto fuori le due ragazze. Oh mamma mia, ma una cosa bruttissima. Quindi adesso chi dobbiamo votare? Ragazzi, signor color culetto. Sì, Nina, se mi parli così io non ti rispondo però, No, però è un bel nome, signor color culetto. E basta, esatto. Non mi chiama. Dai, no, signor color culetto. Basta, se mi chiami così io non registro più i video con te. Raga, parlando di cose serie, signor culetto, lei che cosa ha visto? Appunto. Sì, cosa ha visto? Io non lo so, non ho visto niente, ma ho un presentimento, sì. Quella banana è più marcia del solito sì, oggi. Sì, concordo, sì. Signor culetto era insieme a me quando l'hai portato. Ragazzi, scusate se sto ridendo, ma Joe è abbastanza spaventato. Cosa? Mi ha fatto troppa paura. Non lo so, Joe. Prova a dire sì. Sì. No, dillo più convinto. Sì, sì. Vabbè, okay, vabbè, quindi che cosa dobbiamo fare? Va bene, dai, io ho già votato, Matti. Subito, buttiamolo fuori. Voto anch'io. Vediamo sì, se ho indovinato. Sì. 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 Abbiamo ordine, stiamo andando a dire cose troppo. Oh, porca di una miseria! Grandi! Joe! Signor culetto, fa schifo! Sì. Signor culetto! Ma perché non ci credo? E questo me lo prendete tutti, ho vinto!
Oh, porca miseria, ragazzi, scusate. Ok, seconda partita. Vediamo un po' che cosa succederà. Mi raccomando, ragazzi, incominciate a fare le tasche. Vi voglio carichi. Carichissimi. Sì. Sì. Anche i fantasmi, che tutte le volte non le fanno. Esatto, Gio. Esatto, Gio, capito? Ragione, ma ancora non sono morto, quindi perché mi accusate? Beh, sì, effettivamente è vero. Effettivamente è vero, non è detto che lui muoia per primo. Nel senso, ci sono tante probabilità. Potrebbe morire Minna, potrebbe morire Jess, potrebbe morire qualsiasi persona, no? Ehi, signor colorculetto! Dai, e non mi prendere in giro, porcaggia di una miseria cialatra. Lo sapevo. Sempre, okay, io, vediamo, sempre io. Ok, vediamo un po' che cosa. No, aspettate, non l'ho riportata. Importantissima. Ci metto un sacco. Mancano solo due, vi prego. Ma che cosa stai facendo, Ninna? Non ho capito. Cosa stai facendo? Sto facendo una task. Se ma porca miseria, ma mi hai fatto spaventare infinitamente. Ma porca c'è la miseria c'è la ladra. Cioè io pensavo ci fosse un ladro in casa. Nel senso non capivo niente, capisci? Tu capisci me? E io non capivo invece. Non ci posso fare nulla. Io ve lo dico, chiunque abbia ucciso il cadavere l'ha messo in un posto assurdo. Ho controllato la mappa e non l'ho ancora trovato. E vabbè, forse perché non è morto nessuno. Ma se lo sta portando dietro, secondo me. No, vabbè, adesso voglio vedere la persona che si è presa il corpo e se l'è portata in giro. Sarei troppo curioso. Ok. Ma voi le state completando le task? Io sì. Ok, io sì. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Io sono quasi a metà. Ninna, Ferro, voi che fate? Io vago nell'aldilà. Io faccio le task. Comunque, io non so, Ninna, se ti sei accorta di ciò che ho appena fatto, ma sono diventato un signor culetto rocchettaro, hai visto? Sì, ma non ti stanno bene quei capelli, eh. Come non mi stanno bene? Sono cresciuto, sono diventato un adolescente. Sembra che hai preso la scossa. Ma che cavolo dici? Io sono un signor culetto rocchettaro e nulla può fermarmi, sono troppo forte. Cos'è un culetto rocchettaro, poi? Un culetto rocchettaro è nel senso... Ho capito? Sì, no, mi era sfuggita. Oh, finalmente ho trovato qualcuno. Ragazzi, io non so più che cosa fare, non trovo gli altri. Ma siete sicuri che qualcuno di voi non li abbia fatti fuori? Io sicurissima. Ok, va bene. Aspetta! No, no, Jess, non provare. Stai ferma, no, non toccare nulla. Ferma, così siamo davanti a una montagna. A una montagna di corpi. Ma chi sarà mai stato, dico io. Devo fare una task. No, non muovete, fermi tutti. Allora, io non volevo svelarvelo in questo modo, ok? Il signor culetto rocchettare è cresciuto ed è diventato un pazzo. Ha preso tutti e se li è portati lì, all'angoletto dove nessuno poteva vederli. E ora voi due siete miei ostaggi. Faremo... No, provare a scappare. Torna indietro, ti faccio fuori, torna indietro, Jess. Allora, facciamo così, ti do una possibilità di sopravvivere. Torna all'ostaggitudine. Torna nella stanza del reattore. Faremo una sfida tra H e Jess. Chi risponde bene a delle domande sarà un sopravvissuto. Ma ok? Culetto rocchettaro, ma sei normale? Io mi sono stancato di tutte Posso le prese in giro. Posso dire una cosa? Sì, Ninna. Guardate che bei colori di cadaveri. Sì, lo so, sono davvero belli. Opera d'arte. Ninna mi ha preso in giro per tutto questo tempo e ora è arrivato il mio momento di prendere una rivincita. Sì, mi sto vendicando con tutti voi, vero Joe? Sì. Ma... No, Joe non ci ascolta. Joe è già arrivato nell'aldilà. Vabbè, comunque. Allora, la prima domanda che vi faccio è... ascoltatemi bene, io non ho pensato a nessuna domanda. Aspetta un secondo. Come si chiama la stanza più grande di questa mappa? Di palla! Caffetteria. Tu cosa hai detto tu, Aka? Caffetteria. No, prima cosa avevi detto? Hai detto palla. No, ho detto caffetteria, se no te li sentivi. Ha detto cipolla. Ho detto cipolla. Sei sempre tu la solita a dirmi le cose che non dico. Non mettermi parole che non ho detto. Ok, ho capito. Allora, vabbè, io non ho sentito bene, quindi facciamo un'altra domanda. Qual è l'abilità principale di questa modalità? Sì. Giocare a calcetto. Due colpi. Allora. Perfetto. Allora, dato che l'abilità è giocare a calcetto tra i corpi, adesso io e te, H, andiamo a giocare in mezzo ai corpi. Vieni, giochiamo a pallone tutti insieme. E one, e two, e one, two, three, bam! No! Te lo sei proprio meritato. L'unica da risparmiare qua è stata Jess. Bravo, Matti. Grazie.
Comunque c'è da dire la verità, sta modalità è assurda, è assurda. È bellissima. Vorrei di nuovo essere l'impostore per prendere i corpi e fare il giocoliere, esatto. Sarebbe molto divertente fare l'impostore culino rosino, però mi sa che oggi non mi tocca, no, non mi tocca proprio. Vabbè, continuiamo a giocare ora. Comunque c'è da dire che hai fatto una cosa sconvolgente, Matti. Cosa ho fatto, Aga? No, ma non me l'aspettavo. No, cosa ha fatto? Ma che cosa avrò mai fatto? Nel senso, era un giochino, no? Ti sembra un gioco normale? Ma no, ma sì che è un gioco normale. Effettivamente, non è... Mi volevo solamente divertire un po', no? Hai costruito una casa con i corpi dei tuoi amici. Ma questo è solo un videogioco. Ci terrei a ricordarlo a tutti i telespettatori. Stiamo giocando a un gioco e io volevo giocare a fare il giocoliere con questo gioco, capito? Riguarda tutto il gioco. Esatto, l'importante è divertirsi. Vero, Joe? Beh, è vero, Joe. Con le mie battute soprattutto. Allora, aspettate un secondo, io ora voglio... voglio fare una domanda a Joe. Mi state ascoltando tutti? Sì. Allora, sì. Allora Joe, mi devi dire qual è il... mi devi dire qual è il contrario di no. Ah, ho capito. Il contrario di no è sì. No, ma perché hai risposto così? Ferro, di qualcosa, digli qualcosa. Allora, io se fossi stato te, Gio, avrei risposto sì. Sì? Ok, capito, devi fare il contrario è sì. Sì. Perché così, non è come l'assume di Ronaldo, non è come il sì delle persone normali. Il suo è un... Questo hai sì? Copyright, vabbè, ok, basta parlare di sì. Non niente. Esatto, manco io, ora giochiamocela normalmente. Ma qualcuno l'ha nascosto in modo... Perché non lo posso riportare? Ragazzi? Dimmi, cioè, ragazzi, ho appena trovato un corpo. No, aspetta, riportarlo. Sto facendo una task, ti prego. No, l'ho fatta. No, Jess, vieni qua. Ma qua dove, ragazzi, dove siete? Guarda, è vero. Non possiamo riportare il corpo di Aga. Vengo io, ragazzi, fidatevi che io potrò. Arriva il pro gamer. È arrivato l'hacker magico. È arrivato l'hacker che adesso sbloccherà tutto. Siamo di fronte a una scena del delitto incredibile. Siamo in basso a destra. Vieni, venite tutti qua. Vi faccio vedere. Sì, stiamo arrivando, Matti. Guarda che casino. Guarda, è un della casino. Forza. Questo è un casino incredibile. Io non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Non possiamo reportare. Aka. Oh, mamma mia. Voi non mi vedete, ma io sono lì con voi. Vabbè, ma se sei un fantasma non ci posso fare niente. È un fantasma. Mi fa piacere che Gio è arrivato adesso. Qualcuno ha scoperto un bug comunque. Vabbè, sentite, continuiamo a giocare e lasciamo stare il povero corpo di H che riposerà lì. Comunque, chi è l'impostore in questa partita? Dai, io? Non dovevo dirlo. L'ha detto. Non lo so. Io non lo so chi è l'impostore. Impostore, fatti avanti. Beh, ragazzi, Gio è un genio. Sì. No, ragazzi, a parte gli scherzi, sì, ho sbagliato. No, ma io non penso sia Joe, non sono io, stavo scherzando. Non conviene fidarti perché il ferro di una volta è appena tornato. Vabbè, ma quindi chi devo votare? Fatemi capire. Io Skippa. Ok, io voto Joe, ecco. Così lo facciamo. Ma mi buttate fuori, ma non sono io. Ma sì, Jess, è vero che è Joe? Ragazzi, non è uscito. Sì, di sicuro. Oh, porca miseria. No. Sono uscito, sono contento, grazie mille. Oh, porca miseria. Allora, non era Joe. No. Ah no, ma non è uscito ovvio. Proprio. Esatto, hanno pareggiato i voti. Ma porca miseria, non Ferro, però io pure tu, tu Ferro sei stupido, non me le dici queste cose in anticipo, non me le dici proprio. Ah, porca miseriaccia straccialadra. Comunque, io penso di star messo abbastanza bene, nel senso sto facendo le mie task, devo ricaricare la benzina qui, ma io non riesco proprio ad avere nessun dubbio su nessuno. Pensavo fosse Joe, ma a quanto pare non è. Nina, tu hai qualcosa da dire? Esatto. Niente da dire. Lo volete da me? Oh, porca miseriaccia ladra. Porca di una miseriaccia ladra. Che è successo? Beh, guarda, che dire, signori e signori. È un momento abbastanza particolare perché il culettino rosa in questo momento, ecco, no? Signor color culetto. Il signor color culetto in questo momento si sta facendo un viaggetto, no? Fa pure rima. Dove? Fermi tutti! Fermi! Porca miseria di una miseria, l'avete visto anche voi? C'è stato un furto di culetti. Esatto. Giusto, ma stava portando in giro il corpo. Ma cosa stava portando? Esatto. Votatelo, votate Joe. Votate no, Joe. No, non votatemi, ragazzi, sì. Vi prego, lasciatemi, non sono ragazzi, io. Sto scherzando, vero Jess? Ok. Ma io ho visto Joe.
Io anche ho visto Joe. Ma un secondo, ma perché tu mi accusi senza che sono io? Perché mi vuoi fare buttare fuori, Matti? Ninna si è votata da sola. Più niente. Ma no, ma Ninna, tu sei una falsacchiotta strategica. Uffa, io ora mi stavo facendo un giretto con Matti. Ok, meno male che ero io. Beh, comunque, che dire, i crewmate hanno vinto anche questa. E il mio culetto rosa è andato in giro per tutta la mappa. Direi che per oggi ci possiamo ritenere soddisfatti. Esatto. Ciao.